Era per ricordare all'Aula un fatto, diciamo, molto increscioso che si ripete anche abbastanza in modo sistematico. Il 10 febbraio è stato istituito il giorno del ricordo. In tante città d'Italia avvengono manifestazioni. Il giorno del ricordo era per ricordare diciamo, le tragedie, i massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. A Trento, città normalmente relativamente tranquilla, diciamo, una serie di associazioni, partiti e associazioni culturali, Fratelli d'Italia era presente con altri, diciamo, Casa Pound aderito a questa manifestazione, doveva svolgersi un corteo pacifico per ricordare questa data. Bene, sono avvenuti degli scontri, diciamo, violenti, no, non accettabili da parte di centri sociali. Centri sociali che hanno voluto impedire la manifestazione e anche con una certa violenza perché si sono usate bombe carta, sono scoppiati incendi, si sono lanciati i sanpietrini e la scena un po' è sempre quella, volti incappucciati, per cui noi coperti, non identificabili. E quello che è successo dopo, ancora più grave, inseguimenti e tamponamenti, speronamenti con delle macchine che avrebbero potuto anche coinvolgere altri soggetti, no, sulla strada, incolpevolmente. Il centro della questione, ci sono gruppi che decidono di disturbare attività, diciamo, politiche altrui. Soggetti che però di attività politica ne fanno poca, o forse l'unica attività è occupare immobili abusivamente, caricando poi i costi di gestione sempre sulle casse pubbliche, atti di disubbidienza. A nome della Lega devo dire che abbiamo più volte dovuto incappare in queste, diciamo, impedimenti di manifestazione. La Lega raccoglie firme per chiedere referendum e trovi, diciamo, queste azioni, violenze fisiche, oltre che distruzione dei nostri banchetti e dei nostri gazebo. Presidente, la nostra democrazia si fonda dalla Costituzione, dalla liberazione, sul riconoscimento di una serie di libertà che magari prima erano forse messe in discussione. Una delle grosse libertà, libertà di pensiero, è la libertà anche di manifestare. È stata una grande conquista del secolo scorso. La nostra Costituzione e l'ordinamento italiano, infatti, permette la libertà di chi manifesta pacificamente. Non è possibile che pochi, per fortuna non sono tanti, che pochi soggetti decidano loro arbitrariamente chi può e chi non può manifestare e facciano di tutto eventualmente per impedirlo, soprattutto con metodi violenti. Quello che chiedo a lei, Presidente, è un minimo di condanna di questi episodi violenti da parte dell'Aula, anche se io devo dire onestamente una responsabilità la sinistra ce l'ha, perché ha un po' sempre coccolato questa area culturale che magari pensava a fine. La violenza è tale, manifestare è legittimo, chiunque può dire ciò che crede, impedire di manifestare con atti violenti non è accettabile. Se lei ritiene di fare una piccola osservazione in merito, la ringrazio, Presidente.